Continui slittamenti nella consegna dei lavori, provvedimenti tardivi ed insufficienti. Per carità, sempre meglio il fare che il non fare, ma quando questo non coincide con le esigenze di un nutrito tessuto cittadino, qualche domanda è pur legittimo porsela. Intanto stasera tutti invitati alle 21 davanti a Palazzo di Città per celebrare la morte del commercio in centro e magari lasciarsi trasportare con un pizzico di commozione nei rituali discorsi commemorativi in ricordo di qualcosa che non c'è più. Ma andiamo con ordine. Lavori di riqualificazione di Piazza Sacro Cuore e soprattutto Corso Umberto, interminabili e dannosi. Negozi, ristoranti, bar, hotel e B&B fortemente danneggiati. Era stato definito un cronoprogramma assolutamente disatteso, come le promesse e le rassicurazioni. Ciliegina sulla torta, un ulteriore slittamento fino al termine di settembre, quando l'estate sarà finita e i turisti se ne saranno andati. Il cantiere continua. Il problema dei parcheggi gravissimo, e questo insomma la mancanza di eventi, perché proprio ieri abbiamo letto tutti che si sono trovati dei soldi per fare degli eventi dopo Ferragosto. La somma di tutto ci fa preoccupare per il futuro della nostra città, che sta perdendo la sua vocazione di città accogliente e divertente, che noi dovremmo promuovere, perché è quello che dà forza alla città e al commercio della città. Il nuovo piano parcheggio, annunciato con toni trionfalistici, non intacca minimamente la sensibilità dei commercianti, che si erano fortemente battuti per il modo con il quale l'amministrazione comunale ha gestito il progetto di riqualificazione dell'area di risulta, senza tener conto del fatto che il cantiere avrebbe tolto a residenti, lavoratori e soprattutto potenziali clienti migliaia di posti auto. Si è corsi ai ripari solo per salvare la faccia e i commercianti purtroppo dovranno chiudere entro Natale se non si pongono dei rimedi maggiori, perché i posti sono pochi, sono sempre e comunque pochi. Le alternative vengono date, sono arrivate a chi di dovere, non vengono ascoltate solo perché vengono da persone che non c'entrano con l'attuale maggioranza. Allora si apre un tavolo di dialogo, un tavolo permanente. Noi gratuitamente, anche non mettendoci nome, faccia, nulla, commercianti, cittadini, associazioni, terzo settore, chiunque darà delle informazioni, darà delle notizie, darà dei progetti all'amministrazione, che si potrà tranquillamente intestare, però ci ascoltino, avviino dei canali di dialogo. Dolores Di Cesare, questi provvedimenti del comune recuperano 400 posti, però a fronte di una necessità di oltre 1000 posti. Oltre 1400 posti, di conseguenza questa non è assolutamente una soluzione che ci risolve le problematiche, perché logicamente i posti sono ancora tanto carenti. Poi nel ripristinare 320-400 posti in zone distanti dall'area di risulta assolutamente non risolve nella maniera più assoluta le nostre problematiche che stiamo vivendo tutti i giorni, ogni minuto, perché la situazione si sta sempre facendo più pesante e qui veramente settembre, ottobre non ci arriva nessuno. A livello commerciale tutte le tipologie di attività differenti l'una dall'altra hanno tutti quanti la stessa problematica. Il problema è di tutti, quindi vi aspettiamo veramente numerosi, perché abbiamo la necessità di essere tanti e di essere forti.